Logos Web Radio. Ciao da Bruno Trebbi per il blog, siamo qui per parlarvi di Basket for Life, un importante evento di basket giovanile e non solo che si è svolto a Bologna e Casalecchio di Reno dal 18 al 21 febbraio. Davide Ranaldo, esperto di basket giovanile per il sito www.bolognabasket.it, gli chiediamo per prima cosa i numeri dell'evento Basket for Life. Ciao a tutti, le categorie interessate erano Under 13, Under 15 e Under 17 per quanto riguarda il settore giovanile e Over 40 invece come fuori quota, mentre importante ricordare anche una partita di mini basket in carrozzina che ha interessato ATC Dozza e Magic Parma. Le squadre partecipanti erano oltre 50 squadre e con più di 1000 atleti. Questo vuol dire comunque un'ampia partecipazione da parte dei ragazzi e anche una risposta di pubblico molto positiva, in quanto tutto è ricavato da Talagio e si è contato più di 1000 presenze anche qua come pubblico. Tu hai assistito alle finali dei tornei Under 13, Under 15 e Under 17 che si sono svolte domenica 21 febbraio alla Future Show Station. Ci parli un po' di queste partite? La prima in programma della giornata è stata quella dell'Under 13 che ha visto Virtus e BSL San Lazzaro e che ha riportato la vittoria della BSL per 96-81. Mentre per la categoria Under 15 invece si sono affrontate Vis Roma e Benetton Treviso Basket, dove qua invece la vittoria è andata ai giovani romani. Mentre per la categoria Under 17 si sono affrontate Armani Jeans Milano e Virtus Bologna e la vittoria invece è andata alla giovanile Virtus Under 17. Davide, mi dici adesso i nomi di qualche ragazzo che si è distinto particolarmente nel torneo? È molto difficile perché alla fine tutti hanno dato il loro massimo. Per la categoria Under 13 ho trovato molto interessante il giovane Giacomo Sgorbati di San Lazzaro e il giovane Paolo Maiello della Virtus, mentre per l'Under 15 il giovane Reali di Roma, interessantissimo e penso uno dei migliori del torneo, mentre per l'Under 17 nella sponda Virtus i migliori sono stati Bottioni, poi premiato come MVP, Galeotti e infine Landi Aristide. Un'ultima cosa te la chiedo su Jonathan Persson, che è il giovane svedese preso dalla Virtus in estate che finora non aveva mai giocato per problemi di tesseramento, invece questo torneo l'ha giocato e si è già distinto particolarmente, vero? La fase preliminare del torneo l'ha giocata anche con ottimi risultati come tutti si attendevano, mentre purtroppo per la finale c'è stato un piccolo risentimento muscolare di Jonathan che non gli ha permesso di portarla a termine e si è dovuto fermare dopo 2 minuti dall'inizio. Comunque in complesso si rivelerà un grande talento, ecco. Ringraziamo Davide Ranaldo di www.bolognabasket.it per il suo contributo. Ci sentiamo alla prossima occasione per il blogos www.blogos.it. Bruno Trebbi.